Vi piace la pasta con zucchine e gamberetti? Ma volete una nuova idea su come cucinarla? Oggi ve ne do una, versione leggermente più salutare, perché le zucchine sono a crudo. Oggi facciamo la pasta con gamberetti e pesto di zucchine ed erbe miste. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale per questo nuovo video del sabato. Io sono sempre Pasquale, il vostro Nutrition e Lifestyle Coach. Come sempre nei miei video del sabato mi occupo di farvi vedere delle ricette e di parlare del cibo, però per lo più sotto un aspetto culinario, con una parte un po' più lunga dedicata alla preparazione delle ricette. Oggi volevo rivisitare con voi una ricetta molto utilizzata qui da noi in Italia. Credo di aver mangiato i fusilli fatti con zucchine e gamberetti in ogni regione d'Italia, molto probabilmente. La ricetta è praticamente costante, è fatta nello stesso modo dovunque andiamo. Mi piace molto, è delicata, gustosa e ricca di salute. Inoltre è di una semplicità disarmante. Però ho pensato che potevamo fare un'alternativa altrettanto gustosa e magari leggermente più salutare, dove le verdure non siano cotte ma utilizzate a crudo. In questo modo possiamo mantenere di più le vitamine e i sali minerali che sono disponibili per il nostro gustoso piatto. Alla fine della ricetta vi metto anche tutti i valori nutritivi in termini di calorie, di macronutrienti, per cui carboidrati, proteine e grassi, e anche, come al solito, per i micronutrienti, per cui i sali minerali e le vitamine. Come faccio sempre d'altronde, così sapete veramente cosa state mangiando. Ora partiamo con la ricetta però, perché ogni volta che mi metto a girare questi video mi viene una fame assurda. E fortunatamente non faccio mai video su dolci o caramelle o cose altamente dannose, altrimenti sarei già in pessime condizioni. Le dosi che vi do qui in questa ricetta sono per 4 persone, questa volta però sono veramente per 4 persone, non è come la ricetta precedente, sapete? In ogni caso, come vedrete, utilizzo pasta normale e non integrale. Questo da un nutrizionista non è assolutamente una cosa giusta, però come vi ho detto parecchie volte sono un italiano parecchio atipico, non mi piace neanche la pasta oltre che al piccante e per giunta quella integrale anche meno. Mangio la pasta molto probabilmente una volta al mese al massimo. Dai, adesso odiatemi, però mangio tanto riso integrale, pane integrale, solo della pasta diciamo non ne vado matto. Io qui ho utilizzato i seguenti ingredienti per 4 persone: 400 g di spaghetti, 2 zucchine, 165 g di gamberetti sgusciati, 2 spicchi di aglio, 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva, un mazzetto di prezzemolo, 4-5 foglie di menta fresca, in più 15 g di pecorino grattugiato, 15 g di noci miste e 15 g di parmigiano grattugiato o grana, come preferite, in più un pomodoro grande. Poi, come al solito, se siete dei pazzi furiosi, per cui se vi piace il gusto del piccante, potete anche aggiungere un peperoncino piccante o un po' di peperoncino di quello in polvere piccante. Io, come sempre, no. I valori nutrizionali che però troverete alla fine di questo video includono anche il peperoncino piccante, perché io credo di non essere nella media italiana per questo, per cui ve lo lascio. Bene, ora partiamo con il procedimento e una volta che ho finito di cucinare il piatto vi darò anche tutti i valori nutrizionali. La preparazione qui è abbastanza semplice. Dovreste usare il vostro robot da cucina per ottenere, diciamo, un tritato molto più fine. Potete anche farlo a mano, per carità, ma ci vorrà un poco più di tempo, magari usando, che ne so, un passaverdura. Nel vostro robot da cucina adesso mettete prima le noci e cominciate a tritarle finemente, ma non troppo. Potete usare le noci miste, come faccio io qui, ma se vi piace una in particolare potete usare solo quella, come ad esempio, che ne so, i pinoli, le noci, le nocciole, le mandorle o i pistacchi. Divertitevi in cucina, come faccio io. A questo punto aggiungete le erbe, per cui il prezzemolo, e la menta, tritate continuamente. Usate il metodo a intermittenza all'inizio per non fare troppa acqua. Ora potete aggiungere anche le zucchine e cominciate a fare andare il lame per creare la classica consistenza del pesto. Aggiungete adesso l'olio extravergine d'oliva e continuate a tritare. Poi aggiungete anche l'aglio e continuate a tritare finché non avete un composto molto fine. Finalmente è arrivato il tempo di aggiungere il sale, un pizzico, e due formaggi grattugiati, per cui il pecorino e il grana o il parmigiano. Magari anche, se volete, un poco di pepe nero. Continuate a tagliuzzare con il robottino da cucina, il mio amore segreto, l'unico con cui io tradisco mia moglie praticamente, finché non otterrete il vostro pesto. Ora svuotate la campana del robot e mettete tutto il composto in una terrina o in un'insalatiera. Nel frattempo avete messo a bollire in una bella pentola d'acqua per la vostra pasta. Quando l'acqua comincia a bollire mettete giù gli spaghetti e fateli cuocere. Li scolerete in base ai vostri gusti di cottura, al dente o un po' più cotta. Io per esempio quando cucino la pasta guardo sempre le indicazioni del produttore e la cucino 1 o 2 minuti in meno, perché non la amo troppo cotta. E a voi come piace? Mentre la pasta cuoce potete anche mettervi a preparare i gamberetti. Ci metteranno pochissimo a cuocere. Per fare questo mettete a scaldare in una padella piuttosto capiente un po' di olio extravergine d'oliva. Quando è abbastanza
caldo, ma non troppo, mettete i gamberetti e saltateli fino a quando non sono cotti, diciamo cambieranno colore. Ora aggiungete anche i filetti di sgombro. Se lo trovate fresco e sfilettato, meglio. Altrimenti fate come faccio io. Io uso quello in scatola al quale rimuovo, diciamo, il liquido di conservazione, che sia esso la salamoia oppure l'olio. A questo punto aggiungete pure il pesto ai gamberetti. Prelevate un poco di acqua di cottura per, diciamo, stemperare un po' il pesto. Poi, mentre la pasta cuoce, tagliuzzate anche il pomodoro a dadini, non eccessivamente grandi, ma neanche così piccoli. Se volete potete anche aggiungere del peperoncino in polvere in questo momento. Se invece avete optato per il peperoncino fresco, lo potete aggiungere quando metterete i gamberetti a cuocere. Comunque, lasciatemelo dire, siete dei pazzi furiosi con questo cavolo di piccante. Bene, adesso scolate la pasta e mettetela nella padella col pesto e i gamberetti. Fatela saltare un minuto o due per mantecare per bene e poi aggiungete il vostro pomodoro crudo. Benissimo, ora possiamo impiattare, anche perché, come vi dicevo prima, ho parecchia fame. Bene, questo è il risultato finale. Profuma veramente tanto ed è veramente buonissimo, è un sapore fresco e avete conservato molte delle vitamine contenute nelle verdure, che a proposito ci portano a parlare dei valori nutrizionali di questo piatto. Stavate pensando di scamparvela, ma non questa volta, eh? Questo piatto ci ha portato circa 376 kcal. Per i macronutrienti abbiamo 36 g di carboidrati, 23 g quasi di proteine e quasi 16 g di lipidi. Abbiamo anche ricavato circa 176 g di acqua, principalmente derivata dalle verdure. Dei carboidrati che stiamo ingerendo, è buono sapere che quasi 4 di questi grammi sono fibre alimentari e poco meno di 3 invece sono composti da zuccheri. La restante parte sono praticamente tutti amidi. Per quanto riguarda i grassi invece, come vedete dal grafico, abbiamo tantissimi omega 3 che superano abbondantemente la richiesta minima giornaliera con 1.2 grammi ed inoltre una buona dose di grassi poliinsaturi. Invece per quanto riguarda i sali minerali, come potete vedere, lo iodio è quello che maggiormente è presente in questo piatto e supera la richiesta minima giornaliera. Il resto dei minerali è comunque presente in consistenti quantità e ci aiutano quasi a raggiungere le richieste minime per quanto riguarda ad esempio il sodio, il potassio, il calcio, il magnesio, il ferro ed il zinco. Il selenio è quello che più si avvicina alla richiesta minima giornaliera. Per le vitamine, come potete vedere, la vitamina B12 è presente in quantità stratosferiche, così come la vitamina C, che quasi raggiunge la RDA, la quantità raccomandata giornalmente. Anche la vitamina B3 è presente a coprire la quantità minima giornaliera. Altre vitamine con quantità interessanti sono la vitamina A, la vitamina B1, la vitamina B6, la B9 e la D. E anche la riboflavina, la vitamina B2, è presente, ma in minori quantità. Due note importanti sono da fare per questo piatto. Ha un carico glicemico abbastanza equilibrato nella media di un piatto del genere, ma da notare un certo sbilanciamento nel quanto riguarda i macronutrienti da parte di grassi e carboidrati nei confronti con le proteine. In ogni caso tenete pure conto che i grassi sono di ottima qualità e l'assorbimento dei carboidrati viene comunque rallentato e ritardato dalla presenza dei grassi e delle proteine che sono presenti in questo piatto. Bene, anche per oggi ho cucinato e ora mangio. Ora lascio a voi il tempo di prepararvi questo piatto e mangiarlo, sperando di avervi fatto cosa gradita nel condividere questa mia personale ricetta. Vi ricordo anche che tutti i miei video di divulgazione sono anche pubblicati come dei podcast, per cui solo audio, nel caso in cui non abbiate tempo di stare a guardare ma volete solo ascoltare il podcast mentre fate dell'altro. I miei podcast li trovate su iTunes, Spreaker e su Spotify, basta che cerchiate Pasquale Riganello. Quello delle ricette come questi non li faccio sotto forma di podcast quasi mai, anzi fino adesso non l'ho mai fatto. Vi ricordo anche che sono su tutti i social networks come Facebook, Instagram e anche su Twitter e poi YouTube, qui dove pubblico solo ed esclusivamente i miei video. Se siete anche un po' curiosi su chi io sia e su cosa faccia, potete visitare anche il mio sito internet www.healthmefood.com. Lascio andare anche per oggi un'ultima cosa rimasta in sospeso ed è quella di dirvi eat well, live well and smile e ci vediamo al prossimo video. Ciao!